La prima operazione da compiere è accedere ai servizi e alle applicazioni di Google con l'account scolastico o istituzionale. Nello screen del mio smartphone selezionerò l'icona della G di Google. In alto a destra cliccherò sull'immagine del profilo e poi sceglierò l'opzione Aggiungi un altro account. Nello spazio riservato all'indirizzo email o numero di telefono digiterò il mio username cognome nome.s@liceoenricomedi.education e poi la password personale che ho creato dopo il primo accesso. Dopo aver cliccato su Avanti, leggerò l'informativa e accetterò i termini di servizio. Effettuata questa prima operazione, dovrò scaricare da Play Store o da App Store Classroom per l'aula virtuale. Prima di tutto, scaricherò e installerò l'applicazione da Play Store o da App Store. Dopo aver aperto Classroom e aver cliccato su Inizia, nella schermata degli account selezionerò l'account scolastico che figura nell'elenco perché, come nel caso di Hangouts Meet, è stato inserito in precedenza. Una volta collegato il mio account all'applicazione di Classroom, riceverò direttamente sullo smartphone tutte le notifiche relative ai compiti assegnati, a quelli corretti e restituiti, ai link o al codice per partecipare, alle video lezioni e a tutte le altre attività che svolgerò insieme ai miei docenti nell'aula virtuale di Classroom. That's the end of the world.